Bentornato guerriero, sei stanco di non sentire i nemici in avvicinamento e di perdere i gunfight perché il tuo audio risulta completamente buggato? Andiamo a vedere insieme come sistemare tutto e come avere il miglior audio per il momento disponibile su Warzone 2. Prima di cominciare però ricordati, lascia un like, iscriviti a questo canale, passami a trovare su Twitch al canale twitch.tv/pitlocker e ricordati che sono attivo anche su Instagram e TikTok. Let's go! Andiamo a impostare il sound come i veri professionisti, quindi clicchiamo sulla rotellina, entriamo in impostazioni, andiamo nella sezione audio e andiamo a selezionare come mix audio potenza, bassi, cuffie. Questa è la migliore opzione per poter avere il suono dei passi amplificato tantissimo in maniera tale da poterci accorgere che un amico, un nemico si stanno avvicinando, perché sentiremo tutti i passi amplificati, non soltanto i passi dei nostri nemici. Quindi dovremo farci un po' l'abitudine, ma non appena prenderemo confidenza con questo nuovo setup riusciremo a sentire in maniera netta e decisa tutti i passi dei nemici che si stanno avvicinando e di tutto quanto quello che succederà intorno a noi. Andiamo a vedere poi volume generale 100, volume musica, non vogliamo musica che ci disturbi mentre stiamo giocando, quindi 0, volume voci 20. Vogliamo che tutte le voci siano ridotte il minimo possibile per non disturbarci mentre stiamo ascoltando eventuali nemici in avvicinamento. Volume effetti 100, importantissimo 100, per avere il massimo degli effetti sonori quando si avvicina qualcuno. Volume indicatore colpi 60, questo ridurrà un po' il rumore che fa l'arma nel momento in cui hittiamo e spariamo, ed è molto buona per non avere troppo rumore nelle orecchie mentre stiamo ingaggiando, ma potrebbe arrivare qualcuno alle nostre spalle. Dispositivo suoni default, ovviamente controllate su Windows che sia tutto impostato correttamente. Audio mono, tutta la vita non attivate questa funzione, perché l'audio mono significa che avrete l'audio su un solo canale. Noi invece dobbiamo avere l'audio su tutti i canali disponibili, normalmente ne abbiamo due, però ovviamente questi due tante volte vengono simulati come una specie di mini Dolby Surround. Non abbiamo un mini Dolby, però abbiamo due canali che simuleranno quindi tridimensionalmente il suono dei nemici in avvicinamento. Quindi mai questo attivo. Poi sottotitoli predefinito, dimensioni sottotitoli predefinito, opacità 0, chat in questo caso a vostra scelta, chat vocale sì o no, se utilizzate Discord o altri programmi no, e chat di prossimità attivatelo o disattivatelo in base alle vostre preferenze. Sappiate che se questo mettete no e parlate su Discord, attivando la chat di prossimità vi sentiranno se parlate sul microfono, se avete ovviamente impostato sulla modalità di registrazione chat vocale il microfono aperto. Anche in questo caso vi do questa indicazione: microfono aperto, non attivatelo mai a meno che non siate con degli amici. Se giocate con random tenete sempre premi per parlare, così non sentiranno i fatti vostri a casa. Tanti, mi è capitato nel passato, partono giocando con tutto il microfono aperto, si sentono tutti i cacchi che succedono a casa loro e magari vorreste avere un po' di privacy. Quindi sempre premi per parlare e mai microfono aperto, così da avere un po' di privacy, oppure microfono aperto solo con gli amici. Ovviamente ultime parole chat vocale, questa vostra scelta. E poi andiamo a vedere, intanto settiamo questo su premi per parlare e andiamo avanti. Su test microfono no, microfono quello di default del vostro sistema, quindi del vostro Windows. Andiamo avanti ancora, disattivazione microfono alla connessione no, poi Juggernaut la musica no, non la vogliamo assolutamente, perché se siamo fortunati a prenderlo il Juggernaut non vogliamo assolutamente che ci spari la musica rock ad altissimo livello e non riusciamo a sentire un cacchio. Effetti sonori indicatori, questa vostra scelta, io preferisco Modern Warfare, c'è chi preferisce il classico, chi nessuno. Io vi dico Modern Warfare tutta la vita. Disattivazione audio quando ridotto icona no, questa è una delle opzioni più importanti del gioco, riduci audio acufene, attivatelo, in questo modo verrà tutito tutto quanto quello che saranno i suoni prodotti dalle granate stordenti, le flashbang, in maniera tale da non distrarci troppo durante i fight. Se siamo accecati e abbiamo un bordello incredibile nelle cuffie, sicuramente vogliamo che questo sia attivato per avere meno bordello nelle cuffie e non essere distratti durante il fight dai rumori delle granate e delle cuffie. Quindi questi sono tutti i settaggi
migliori in assoluto per giocare come veri professionisti. Spero di esserti stato utile. Ti aspetto sul mio canale Twitch, twitch.tv/bitlocker. Se il video ti è piaciuto e ti è stato utile, lascia un like, iscriviti a questo canale e passami a trovare anche su Instagram e TikTok. Guerriero, per il momento questo è tutto. Keep fighting, alla prossima!